Samhain, detta anche Samonios nel nord Italia, era un'antica festa pagana, meglio conosciuta oggi con il nome di Halloween. Si celebra tra il 31 ottobre e il 1 novembre e, secondo la tradizione, è particolarmente importante. Perché è proprio in questo momento che si assottiglia il velo tra i due mondi. Quello dei vivi e quello dei morti. Tutto cominciò così. Ricordo che ero uscito per una passeggiata. Me ne concedevo spesso, anche in autunno. Mi piaceva stare in mezzo alla natura e sentire il profumo delle foglie ingiallite dallo scorrere del tempo. Poi, all'improvviso, mi resi conto di trovarmi nella parte più oscura e triste di quel bosco. Lì dove, misteriosamente, erano scomparse nel corso degli anni molte persone. La gente del posto credeva che quel luogo fosse maledetto, e forse non aveva tutti i torti. Come erano scomparse quelle persone? Tutte quelle povere anime, sembrava che mi stessero parlando, che mi stessero suggerendo di andarmene via da lì. Per un momento ebbi il timore di essere anch'io in pericolo. Poi all'improvviso vidi qualcosa brillare nel terreno. Mi avvicinai per controllare meglio e capire di cosa potesse trattarsi. Era un orologio da taschino. Mi sembrava così familiare e mi piacque subito. Decisi di raccoglierlo e continuai a camminare diretto verso casa. Allora accadde qualcosa di strano. Lasciai l'orologio sul comodino, ma quando tornai a guardare, era sparito. Iniziai a pensare di essere impazzito. Poteva la mia mente ingannarmi in quel modo? Oppure la ragione di quello strano prodigio poteva essere un'altra? Lo cercai altrove, ma senza successo. Infine, una volta giunto in soggiorno, lo trovai appoggiato sul tavolo. Come poteva essere finito lì?
Forse quell'orologio era stregato. Pensai che forse dovevo essere solo stanco. Dovevo riposare. In effetti, mi sentivo senza forze, seppur sereno e in pace con me stesso. Così spensi la luce. Non potevo immaginare ciò che stava per succedermi. Quando già cominciavo a illudermi che fosse tutto a posto, mi voltai e lo vidi. Era uno spettro. Mi stava osservando. Indicò l'orologio da taschino e poi scomparve, lasciandomi colmo di paura. Il giorno seguente decisi di verificare una mia teoria. Potevo aver visto un'anima in pena. Quello spettro voleva forse comunicarmi qualcosa. Così scavai dove avevo trovato l'orologio e trovai delle ossa. Convinsi che dovessero essere sue, che forse quello spirito cercava conforto e benedizione e che dovevo essere entrato in contatto con lui grazie a quell'orologio. Ma non era così. Quelle ossa, più le guardavo, più cresceva in me uno strano sentimento, come di nostalgia. Dov'era finito il mio bastone? Ero certo di averlo appoggiato vicino a me. La mia gamba, ferita da una pallottola nella grande guerra, non mi faceva più male. Una nuova consapevolezza stava crescendo in me. Non zoppicavo più, ma stranamente mi sembrava del tutto normale e non riuscivo a spiegarne il motivo. Lentamente maturai la consapevolezza che fosse tutto connesso. Quell'orologio, il bosco maledetto, la mia guarigione miracolosa. Inoltre, su quell'orologio da taschino trovai incise le mie iniziali, Ermete d'Angeri. Quell'orologio era mio. La risposta alle mie domande era proprio sotto i miei occhi. Ma forse mi rifiutavo di accettare la verità. La verità è che ero io lo spirito. Erano mie quelle povere ossa. Qualcuno mi tolse la vita. Non ricordo chi. Aiutatemi. Aiutatemi. Portate pace al mio sepolcro. No.
31 ottobre 2022. Fine della sessione di scrittura automatica. Quindi è come pensavamo, questo spirito è legato a questo oggetto. E a questo posto, a casa sua. E a quanto pare non si è accorto di essere morto. Almeno, non subito. Proprio come nei casi di morte violenta. Dove l'hai trovato? Qui, in casa. Incredibile che fosse ancora qui dopo 100 anni. 100 anni esatti. Non può essere una coincidenza. Voleva farcelo trovare. A questo punto, credo si sia trattato di un apporto. Gli spiriti hanno la capacità di far comparire certi oggetti dal nulla. Sì, lo so cos'è un apporto. Mi domando se... Hai sentito? Maledetta batteria. È strano, professore. L'ha caricato questa mattina. È vero. È strano. Guarda. L'orologio è sparito. Non so come sia possibile, ma era di là. Lo spettro, è proprio lui. Le indagini in quel bosco maledetto ci hanno portato fin qui. In questa casa. Non credo sia un caso. Tutte quelle persone scomparse aspettano che sia fatta giustizia, compreso lui. Quindi sappiamo dove è morto quel ragazzo. Bene, possiamo aiutarlo.
Guardi qui. Forse ci siamo. Sì, gli alberi sono cresciuti, ma il posto dovrebbe essere questo. Ben fatto. Una lapide commemorativa in memoria di quelli che qui persero la vita. Non prenderai anche loro due! Demone! Rivela le tue sembianze! Ermete! Conosci il mio nome? Non solo. Anche quello di tutti gli altri. Ora ricordo. Quel martedì di autunno. Togliti di mezzo. Perché fai questo? Perché? Perché questa è casa mia. Da molto, moltissimo tempo. Da prima che voi umani veniste sulla terra e vedeste la luce. Voi umani siete solo dei parassiti. Questa è la mia natura. Io vengo qui per nutrirmi. Hai privato della loro vita molti innocenti. Nessuno è veramente innocente. Io ristabilisco soltanto l'equilibrio. Adesso basta! Non puoi fermarmi. Io no, ma tutti noi sì. Sono qui per te. Li ho chiamati io. Non è possibile. Andiamo! Sei circondato. E siamo più forti di te. Perché siamo anime pure. Tutti noi. Ritorna nell'ombra. Non puoi più nutrirti della nostra sofferenza. Hai perso. Non è morto ciò che può vivere in eterno. E in strani eoni anche la morte può morire. Professore, prima mi sentivo male, lo confesso. Ma adesso sto meglio. Non le sembra tutto più tranquillo? Sì,
Adesso che mi ci fai pensare, anch'io avverto un certo senso di serenità. Buon viaggio, ragazzo. Grazie.